Il 6 agosto 2024 i bimbi si erano messi di nuovo in strada. Attraversarono la penisola in direzione sud e in 3 giorni di viaggio raggiunsero un santuario tra le montagne della Campania, poco lontano da quella che era la loro destinazione finale. Buongiorno, buongiorno bimbi. Buongiorno bimbi. Dopo 3 giorni di viaggio siamo arrivati quasi alla nostra destinazione finale, che è Ascea Marina, perché andiamo a fare la Via Silente in bicicletta. Bicicletta. La Via Silente, una cavalcata di 550 km e 10.000 metri di dislivello tra le montagne e il mare del Cilento. 10 epiche tappe dove i bimbi, insieme ai loro valorosi compagni di viaggio, avrebbero affrontato salite mortifere e discese vertiginose sotto il sole impietoso del meridione italico. Bagni al mare pochi e bagni di sudore molti. Inconvenienti meccanici e momenti di terrore puro. E il Cilento non sarebbe stato avaro di ricompense per tali fatiche, svelandosi nella sua amalgama straordinaria di natura, arte e folklore, con la sincerità riservata solo ai più coraggiosi. Buongiorno bimbi! Buongiorno bimbi! Allora, questo video lo registriamo così perché abbiamo fatto la nostra prima esperienza di bikepacking, qualcosa del genere. Qui andiamo sull'internazionale. Ma siccome eravamo in gruppo, allora non abbiamo organizzato niente. Non abbiamo commentato troppo durante le riprese, abbiamo fatto un po' di riprese un po' a caso. E quindi commentiamo adesso, commentiamo in differita. Premessa che le immagini saranno poche, un po' strane, non troppo esplicative. E seconda premessa che gli obiettivi della GoPro e del cellulare che usavo per fare video erano perennemente impiastrati. Di crema. Non lo so di che cosa, comunque. Crema e sudore. Comunque. Per questo motivo spesso le riprese saranno un po' appannate. Più realistiche, però avere sempre l'obiettivo bello, pulito, tratti. Sì. Invece ho fatto fatica, sudore che grondavi a 40 gradi, giusto. Comunque, allora, cos'è questa Via Silente? È un percorso di circa... Ce l'ho anche io, perché la cara fa la figa, ce la sono leva, ce l'ho. 500 chilometri. 600 c'è scritto. Vabbè, non so, noi quanti ne abbiamo fatti? Hai fatto il conto? Sì, 600 anche noi. Circa 500 chilometri, ecco. Allora. Insomma, 500-600 chilometri all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che si trovano in provincia di Salerno. Perciò noi avevamo il nostro campo base a Marina di Ascea, ospiti di Giovanni, questi quasi parenti del Giambattista e di Mariangela. Che noi non abbiamo organizzato niente, noi ci siamo aggregati a questo gruppo che sono dei nostri vecchi amici e ha organizzato il Roby, cosiddetto tour leader. Visto che siamo agli inglesi. Tutto bene, ha prenotato lui e con sua moglie la Evi. Poi c'è Giambattista, detto Tista, che ha ciclostilato.
ciclo stilato. Sì, ma... tutto bene, vedete, avevamo tutte le nostre tappe. Ciclo stilato legacy stampato. Perché... ah, già che sono rimaste tempi. Sì. E poi ci ha fatto anche una bella magliettina. La maglietta, esatto. E poi c'era una nuova... una new entry. New entry, che per noi è nuova amica, che è la Debora, giusto? Sì, della Valca Monica. Per, per che questo che è Bergamo Brescia. Brescia, perché gli altri di bergamaschi. E lei era l'unica bresciana. Bene, dopo questa premessa doverosa, a chi ha organizzato, vai avanti. Allora, abbiamo raggiunto il nostro campo base a Marina di Ascea, dove siamo stati ospiti nella casa della nonna, in quella che fu la casa della nonna di Giovanni. Campo base a Ascea Marina. Ascea, sì, gruppo. Momento di relax. Allora, noi siamo arrivati lì per primi, ci hanno portato a far colazione, che poi era un pranzo, ma era una colazione, insomma. Ci hanno comprato le mozzarelle di bufala, con cui abbiamo fatto merenda, e poi la sera ci hanno portato l'agriturismo, in cui abbiamo mangiato... una pasta. Si mangia veramente tanto. Sì, ma cioè praticamente quando siamo arrivati alla fine degli antipasti eravamo già strapieni. Bisogna registrare col primo, col secondo. Sì, no, vabbè, abbiamo ordinato fuori. giusto un assaggio di pasta. Di pasta, perché... esatto. E poi il dolce, perché quello, i cannoli cilentani con la crema pasticcera, e poi ci hanno portato a Cannalonga, che è il paese più bello del mondo, ricordiamolo, secondo Giovanni, che... no, effettivamente è un bel posto, cioè non so, anche se l'abbiamo visto solo la sera, solo di notte, e a prendere un caffè. Oh, bimbi, qua ci troviamo a Cannalonga. No, è Cannalonga. Un attimo di italiano io. No. Ma adesso, il giorno dopo, partiamo subito in tromba con la prima tappa da Ascea, che la partenza ufficiale della Via Silente sarebbe a Castelmezzano, giusto? Castelnuovo Cilento. Acciaroli. Noi invece abbiamo fatto la variante che siamo partiti da Ascea, comunque, vabbè. Dopo una bella colazione a base di cornetti, siamo partiti da tipo 5 minuti e siamo già fermi giustamente a far colazione, nonostante tutto quello che abbiamo mangiato ieri sera. Bimbi, parte l'avventura! Cioè, qua notare i cornetti. I cornetti sono di dimensioni, sono sesquipedali. Prima tappa a Ascea San Marco, di 62 km con 800 metri di dislivello. Perciò parte. Prima bastonata, perché ovviamente noi del nord andiamo giù al sud, periodo che il sole cuoceva. Ecco, perché giustamente queste cose si fanno sempre in agosto. E si pedala a mezzogiorno, 1:30, le 2:30, proprio le ore più belle. Allora, perché la mattina ce la si prende con calma, giustamente, esatto. Siamo in vacanza, quindi... vabbè, tornando a noi, primi 10 km in piano... c'è un bel traffico mattutino! Alla campagna, prima di addentrarci nelle montagne con la salita fino ad Acquavella. Ed eccoci fermi, che stiamo aspettando. Purtroppo abbiamo già perso due parteciparti a questo tour del Cilento, li abbiamo già persi, però va bene che sono due mogli, perciò i mariti sono più che contenti di aver perso le mogli. Vediamo qui che c'è già una vicina, una sostituta.
Vedete qua il marito ti sta preoccupato assai di aver perso la moglie, vediamo la sua felicità. No, non è preoccupato che niente. Meglio perché adesso inizia la salita, per cui almeno recuperiamo un attimo. Non so perché. Ed ecco che attacchiamo la prima salita della giornata e il sole effettivamente si fa sentire. Meglio prenderla con calma, perché 900 metri vuol dire che sarà anche bella lunghetta. Da famulus. E dopodiché le donne hanno avuto un primo incontro con un tamarro del posto. I boy toys, lei diciamo. I toy boys. I toy boys. E stavano ciulando i fichi dalle piante, loro le hanno viste. Ah, ecco. Ma oh, che fate voi? E vabbè, dopo invece sono diventati amici. Hanno trovato il moroso. È tutta salita fino a San Giovanni. Siamo a pedalata con le cicale che ci accompagnano in questa salita. Ci danno la cadenza nella pedalata le cicale. Cesona, Celso. Celso si passa sotto questo arco bellino, paesino bellino anche lì. Ecco che entriamo nel borgo di Celso. È discesa fino a Pollica, dove abbiamo fatto doverosa pausa pranzo.
la dieta mediterranea, pesce azzurro. Piatto tipico per il ciclista, giusto? Per integrare dieta il sale. Dieta mediterranea, pesce azzurro. Ecco, esatto, giusto. Invece loro. Squisito. Patatine fritte. Patatine. E patatine sacchetto pai. Esatto, quelle proprio spudorate. Il pista, mangiato che? Spudorate. Mela. Mela, lui un po'. Poi abbiamo la parte sana della dieta, frutta. Che però non l'avete mangiata. La frutta. Sì, Roby, no, sì, l'ho Roby visto, sì, che già mangiato. Io adesso la mangio. Guarda, Invece Deborah le polpette. Polpette, perché deve mangiare proteine. Polpette. E siamo qui a fare la sosta, pausa pranzo. Non hai detto che l'hai mangiato tu. Ah no, ah. Sì. Io invece ho mangiato. Quello che ho mangiato? un gel, mezza barretta Enervit e basta, condivisa con la Clara. E una borraccia di Polase. Ah, una borraccia di Polase adesso. Stop. Infine ancora discesa di nuovo fin sulla costa, dopo aver fatto il giro un po' nell'interno torniamo sulla costa ad Acciaroli, paesino tipico di pescatori dove abbiamo anche fatto il bagno. Ah, è vero. Il problema è che dopo il teoricamente c'è una bella spiaggia, ma noi siamo andati nella parte sassosa, vabbè, ma quello fa niente. Il problema è che dopo il bagno mancavano ancora gli ultimi tipo 15 km, ma c'erano ancora due rampe di salita. Ricordo, che mamma mia, che fatica! Sì, che sono state veramente. Anche perché dopo il bagno si rilascia. Ultimi 10 km, salita col vento contro. Io mi sono sgonfiato per il bagno, ero rilassato. Bravi, siete già qua. Ho faticato, anche se avevo l'assistito, però ho faticato. Infatti quello era l'unico, è stato praticamente l'unico bagno che abbiamo fatto in tutta. Sì, ho detto basta bagno, non mi prendi. Anche mi perché vabbè, non ci sono state molte altre occasioni comunque. Torto resto in bici. Ma abbiamo parlato della tua bicicletta nuova? Forse no. Perché siamo partiti in tromba, ma la tua bicicletta nuova. Sì, vabbè. Anzi, elettrica, perché tra l'altro questo gruppo di 7 persone erano tutti la bici elettrica tranne il Roby, il più anziano e la più giovane, che la più giovane sono io, e io il mio solito vecchio cancello rampichino. No, il Roby che è il più anziano e anche lui muscolare, ma il Roby è uno che non lo ferma nessuno e non, cioè io non riuscivo a stargli dietro proprio, sì, nelle salite, instancabile, ecco. Niente, io mi sono fatto il regalino prima di ripartire. Mi sono comprato una mountain bike front Orbea, la Urur 40, che mi sono trovato da Dio, una bici bellissima che ti diverti, fare sterrati in salita, disceso, stabile, veramente una bella bici. Sembra un po' pesante, ma invece alla fine viaggi bene. L'arrivo di tappa nella campagna vicino a San Marco sulla costa. Noi eravamo proprio in questo B&B in mezzo al nulla. Siamo arrivati, fine della prima tappa, siamo arrivati al nostro B&B. Sì, ma stasera lo tocchiamo al tassi per andare a cena. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. E tanto è vero che per andare a cena abbiamo dovuto prendere ancora le bici e fare praticamente 3 chilometri. Ah, sì. Che poi vabbè, uno dice, a parte il fatto che sarebbe stato 1,5 km se non ci fossimo tipo persi. Sbagliato strada. Se non avessimo sbagliato strada, quindi ne abbiamo fatti il doppio.
Ma il problema è che dopo che tu fai la doccia, sai, ti rinfreschi, ti rilassi e dopo devi ricominciare a sudare. Peraltro, per andare a mangiare in questo posto abbastanza sfigato, Posto non consigliato, un po' dove facevano pizza sì, scadentissima. pizza Sì, sembrava scadente. un po' tipo una catena Sì, quelli dove fanno hamburger dove fanno così. hamburger, tutto standardizzato. Infatti, non lo consiglio, non dico neanche il nome perché non mi ricordo neanche più. L'ho rigettato.